Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, sostiene che avere idee è facile, è la loro attuazione che è difficile, ed è ciò che ti voglio parlare in questo video qui. Quante persone, quanti imprenditori professionisti come noi hanno mille idee, magari nell'arco di un anno. E il metterlo in esecuzione, il realizzarlo e affrontare le difficoltà, che è la vera difficoltà. Eppure Bezos, che è in questo momento uno dei personaggi più noti al mondo per quello che ha creato con Amazon, è partito anche lui dal di qua. È partito da una scrivania, da un cartello scritto, come vedi, in modo veramente grezzo come Amazon. Magari vedendo dove voleva arrivare, ma ovviamente ha affrontato centinaia, se non migliaia, di micro o macro problemi nel suo percorso. Ebbene, noi cosa possiamo prendere da questa lezione di Jeff Bezos nel business, nella nostra realtà, indipendentemente che tu sia un professionista o che sia un imprenditore di una piccola azienda o di una grande azienda? Beh, che esistono diverse fasi e c'è una leva principale che devi utilizzare a tuo vantaggio. E qual è questa leva? È il fattore tempo. Perché come in tutte le attività, può essere nello sport, come può essere nelle relazioni, come può essere nel business o nello stesso tempo nel marketing, che è la materia che noi mastichiamo meglio, ci sono diverse fasi da dover conoscere, da dover gestire per poter realmente crescere. La prima è chiaramente l'idea, avere un'idea. È ciò che ci viene magari ispirati da diversi contenuti, da diverse situazioni, da un evento, da insomma quello che può essere ciò che può far nascere in noi un'idea. Poi c'è una fase di progettazione, bisogna progettare la fase di esecuzione, bisogna progettare l'idea, metterla su carta, metterla su un progetto concreto che ci permetta di poter vedere le criticità, i vantaggi, i benefici, le difficoltà che teoricamente dovremmo affrontare. Poi c'è una fase di costruzione, una fase nella quale andiamo finalmente a costruire il nostro progetto, la nostra startup, il nostro sistema di marketing, quello che tu decidi di andare a costruire. Ma la vera leva, specialmente in un business, specialmente nel marketing, è la fase di ottimizzazione. Molti imprenditori si fermano qui, una volta pensando che avere un'idea, l'ho progettata, ho creato il mio e-commerce, cosa devo fare? Oppure ho creato i miei funnel, cosa devo fare? No, questo è l'inizio, ti sei appena laureato, ora entra nel mondo del lavoro, è un altro mestiere, l'ottimizzazione è il vero lavoro del marketing, il lavoro settimanale che ti permette di poter crescere e far crescere i risultati del tuo marketing e quindi della tua azienda. Per far questo, come vedi, serve tempo. È inutile che raccontiamo false realtà come vengono raccontate a volte nel web, che basta un funnel, basta fare una campagna SEO, basta una campagna Facebook, basta attivare un account Amazon per poter fare business. Non è questa la realtà. La realtà vera è che serve tempo. Alle volte questo tempo è più stretto, a volte più dilatato. Dipende da tanti fattori. Dipende dal tuo business, dipende dal tuo prodotto o servizio, dipende dal tuo budget, dipende dai tuoi tempi, dipende dal tuo coraggio nel voler agire in modo impattante in questa realtà. Ma il tempo è un elemento che devi concretamente sfruttare a tuo vantaggio. Perché la maggior parte di noi vogliamo passare da un livello a un livello successivo, cioè quindi un gap di crescita, e il tempo è esattamente l'elemento che ti aiuterà a creare questa situazione. E il tuo sistema di marketing è ciò che può fare per poter vendere la trasformazione che tu dai ai tuoi clienti attraverso i tuoi prodotti e servizi, la trasformazione che gli dai e soprattutto che fai passare attraverso un sistema di marketing. Quindi ricordati, usa l'effetto tempo a tuo vantaggio, perché come dico spesso, i soldi vanno e vengono, ma il tempo no. Quindi utilizza a tuo vantaggio per creare in modo concreto un tuo sistema di marketing efficace. Se ti è piaciuto questo video e vuoi realmente far crescere la tua azienda, ti invito caldamente a cliccare sul link che trovi in questa pagina per poter ricevere gratuitamente il mio nuovo libro Marketing Formula, dove ti guiderò nel poter progettare, creare e soprattutto ottimizzare il tuo sistema di marketing.